Melli blocca per Pangos, che adesso apre l'azione offensiva, rimane sul cambio difensivo contro Kravic, lo ubriaca con il crossover. Di allungare la partita, continua questa, stia giocando i giocatori di campo. Dentro al ferro a segnare, si è preso due tiri, ha segnato 5 punti David Moss in questa partita. Pangos attacca Copain che poi gli lascia spazio per il tiro. Ha un roster veramente lunghissimo. Peraltro quest'oggi ricordiamo senza Devonte Harper, ancora un po' più corta rispetto al solito. Da Gabriel, Voigtman poi spinge via l'avversario, non c'è fallo, tenuta extra pass, Pangos ancora piedi per terra. Mette a 18 per chiudere l'azione d'attacco adesso di Milano. 80-78 per Brindisi, la finta di Pangos che va fino in fondo. Pangos prova ad attaccare Granger, poi si alza per il tiro da 3 punti. Che tecnicamente l'errore di Tutè con il passaggio al petto, arriva Kevin. Questa difesa zona che ormai Nicola tiene in campo da diversi minuti. Pangos va impitturato, grande giocata. Di giocare come l'ultima partita giocata in ordine di tempo, direi che il 63-92. Pick and roll in transizione con Voigtman, c'è tanto spazio per il canadese, alza per Biliga. Parte Milano con Pangos, si ferma, poi parte di mano destra Pangos, si ferma sotto canestro, tira in qualche modo. Distribuisce il pallone a Pangos, c'è bomba su di lui, Pangos prova ad attaccarlo, poi tira da 3 punti. Milano può ripartire. Stone poi la da Biliga. Melli che si fa largo su Willis che finisce per le terre, poi Pangos si alza da 3 punti e la tripla con 2 canestri da 3 realizzati su 3 tentativi. Pangos va fino in fondo, alza la parabola. Consegnato di Voigtman per Shields, pick and roll con Melli che ha spazio per attaccare l'area, preferisce lo scarico nell'angolo per Pangos e lancia rossato rimbalzo, battaglia con Thomas, la vince l'Olimpia, corre Pangos in transizione, Anna prova rallentando, rimorchio Ricci. Sardegna attacca Pangos dal palleggio, riblocco da parte di Heinz, Pangos prova a girare l'angolo, tenta di mandare per aria un blocco. Manovrato il consegnato di Melli per Pangos. Bowman è andato proprio sul giocatore appena entrato, il gioco 2 con sotto perché il Shields è accoppiato a Young, gioca a spalle a canestro, poi ribalta il lato per armare la mano di Pangos. Ancora da Devon Hall che attacca Rachman, sceglie alla fine lo scarico nell'altro angolo per Voigtman, extra pass, tripla frontale di Pangos. Quasi recupera il pallone che rimane ancora nelle mani di Pangos, uno contro uno questa volta, Pangos con il calcio.